Ciao a tutti, parliamo di un argomento che mi avete richiesto in più persone, insomma. Cerco di farlo breve, sto cercando di fare video sempre più brevi, per così ne faccio di più e tratto più argomenti. Cioè, qual è il ruolo del manager per quanto riguarda la musica da film? Io ho esperienze soprattutto con gli Stati Uniti. Per quanto riguarda l'Italia, cercherò di farvi avere dei video da colleghi italiani che hanno più esperienza nel nostro paese in questo. Io vi dico quello che succede all'estero. Non c'è una figura preponderante, però ce ne sono sostanzialmente tre o quattro che a volte si intersecano tra di loro o interagiscono, a volte si compenetrano, nel senso che un tipo di professionista fa anche il lavoro di un altro e via di seguito. Sostanzialmente, chi è che procura lavoro al compositore? Il compositore stesso. Quindi già vi rispondo subito, nel senso l'agente o il manager non è che va a bussare casa per casa e dice: guarda, il mio cliente è un compositore bravissimo, fagli fare questo film. No. Negli Stati Uniti soprattutto funziona che a un certo punto qualcuno viene da voi per vari motivi. Poi ho scritto diversi articoli sul mio blog, dateci un'occhiata, perché venite chiamati voi a un certo punto o non viene chiamato qualcun altro. Ci sono tre figure sostanzialmente, l'agente, il manager e poi c'è chiamiamolo così, l'avvocato. L'esperto, diciamo, legale. E ci sono altre figure, diciamo, parallele che possono, ripeto, essere presenti all'interno della stessa persona, che sono ad esempio il sync agent o il publicist, insomma, sono due cose diverse. Allora, in ordine, l'agente è quello che sostanzialmente si occupa di dare un'occhiata ai vostri contratti, si occupa di contrattare. Ok? Quindi, se voi avete un agente, a un certo punto un regista verrà da voi e non parlerà con voi dicendo: guarda, sto facendo questo film, abbiamo questo budget. No, il regista viene da voi e dice: sto facendo questo film, ti interessa? Sì, benissimo. Ok, facciamo parlare la produzione con il tuo agente. E l'agente a quel punto parla con la produzione e si occupa di tutti gli aspetti che riguardano la contrattualistica, quindi quali sono i doveri del compositore, quant'è chiaramente il compenso che spetta per quel lavoro, quali sono tutte le richieste che sono state fatte alla produzione e via di seguito. Poi chiaramente la gente discute con voi e si vedono quali cose vanno bene, quali vanno corrette, poi di nuovo la gente si preoccuperà di parlare con la produzione e trovare un accordo. E quello è l'agente, quello che si occupa della contrattualistica, insomma. Chiaramente nell'interesse migliore per voi e nell'interesse di far progredire la vostra carriera. Cioè è chiaro che se firmate un contratto per un film 50-100 mila dollari, il pensiero della gente è anche non farvi firmare contratti successivi che vanno sotto quella cifra, perché vuol dire che se chiedete meno la vostra carriera sta andando indietro, insomma. E quello è la gente, si occupa della contrattabilità del contratto. Il manager è una cosa diversa. Delle volte capita che la gente sia anche manager, ma non è necessario, insomma, possono essere due figure completamente diverse. Il manager si occupa più che altro della progressione della vostra carriera, si occupa della vostra immagine, delle vostre scelte, vi consiglia, guarda, questo film non lo fare perché, insomma, sarebbe un passo indietro, potrebbe essere rischioso. Quindi è quello che non si occupa tanto dei contratti, ma quanto della vostra immagine e del vostro essere artista, insomma. Quindi è quello che vi consiglio, che vi fa progredire in una qualche maniera. Poi, come vengono pagate queste figure, come vengono retribuite? Chiaramente è percentuale, 10, 15, 20 di solito per cento,
del contratto che si firma spettano o all'agente o al manager, quindi anche loro hanno interesse a farvi lavorare a progetti sempre più grandi, sempre più redditizi, insomma, progetti piccoli di solito li sconsigliano anche perché loro non avrebbero un guadagno, insomma, in tal senso. L'altra figura è quella dell'avvocato. L'avvocato è quello che insomma, va a guardare le scritte piccole nei contratti, si occupa di tutti i dettagli. Poi gli americani sono molto precisi. Avete visto qualche film dove c'è qualche avvocato, sapete che ci sono dei lupi, insomma, famelici, nell'interesse magari chiaramente del cliente, e anche loro, perché anche loro lavorano anche per percentuali. E possono delle volte essere gli stessi agenti che sono anche avvocati, in molti casi sono anche avvocati. In altri casi, gli agenti, quando firmano un contratto, magari per alcuni dettagli specifici si rivolgono a loro volta a degli avvocati per avere delle informazioni in più o delle sicurezze in più. Poi c'è il publicist è quello che si occupa delle pubbliche relazioni. È una figura importante, importantissima, perché voi potete lavorare molto, però se poi non si parla del vostro lavoro nelle riviste specializzate, nei podcast, nei video YouTube, nei telegiornali, nei giornali, insomma, se non si parla di quello che fate, ragazzi, non esistete. Soprattutto adesso che viviamo nella società della comunicazione è fondamentale. Quindi il publicist vi procura interviste. Vi fa apparire, vi consiglia anche a quali magari concorsi partecipare. È una figura importantissima, soprattutto per quanto riguarda alcuni premi, alcune categorie. Ad esempio, per quanto riguarda gli Academy Awards, i Golden Globe o altri premi prestigiosi del genere, il publicist ha un lavoro importantissimo. Perché deve far sì che tutti sappiano che voi avete lavorato a quel film e che quel film è bello. Quindi, se molti parlano di voi, avete più possibilità che il vostro lavoro progredisca nelle varie selezioni e nei vari premi. E oltretutto, se molti parlano di voi, e chiaramente ne parlano bene, grazie al publicist, avete possibilità anche di lavorare in più, perché se si parla molto di voi vuol dire che siete bravi, questo indipendentemente dalla vostra bravura, e se siete bravi vuol dire che siete molto, molto richiesti. Poi c'è un'altra figura ancora, che è il sync agent, è quello che si occupa, nel proprio catalogo, non è l'editore, che è una cosa ancora diversa. L'editore è quello che diciamo, ha sotto contratto voi, i vostri brani, quindi ha dei guadagni ogni volta che il vostro brano viene utilizzato o viene venduto, insomma. Il sync agent è quello a quale mettete in mano il vostro catalogo, ma non le edizioni. Mettete in mano il master dei vostri brani e si occupa di cercare delle opportunità di sincronizzazione per i vostri brani. Quindi io ho 10-100 brani in catalogo, questo sync agent li fa ascoltare a music supervisor, montatori, registi, produzioni, dicendo: guardate, se volete utilizzare questo brano nel vostro film, dovete contrattare direttamente con me. Insomma, tutte queste figure sono importantissime per la carriera del compositore, perché vi consentono di concentrarvi sulla cosa importante, ovvero sulla musica. Ok, dove trovo il sync agent? Dove trovo l'agent? Dove trovo il manager? Dove trovo? Non lo trovate, detto questo. La cosa che accade più spesso è che avete a un certo punto la fortuna di lavorare a un progetto, di questo progetto si parla bene, della musica si parla bene, siete stati bravi, e a un certo punto il sync agent viene da voi. È un po' come la storia nel buddismo zen, c'è questa storia: l'allievo non cerca il maestro, a un certo punto è il maestro che viene da te lo trovi. Ecco, è molto zen la storia. A un certo punto, lavorando, è l'agente o il manager che viene da te. Mentre per il publicist è qualcosa di diverso, perché è qualcosa che uno cerca, perché lavorano su progetto o mensile, oppure su un'uscita di sua grafica, un'uscita cinematografica. Allora tu paghi il publicist per un certo
tempo, per un certo tipo di contratto a tempo, e lui lavora per te, mettendosi a fuoco su quel lavoro. Va detto che anche i publisher, soprattutto negli Stati Uniti, non accettano tutti i lavori. Chiaramente devi essere già un po' conosciuto, il tuo lavoro deve essere già meritevole di discussione, insomma. Quindi consiglio come avere un publicist, come avere un agente, come avere un manager. Cercate più lavori possibili, più lavori di qualità possibile, fatevi ascoltare il più possibile, cercate ovunque. Io ho fatto molti video che vi spiegano come contattare registi, produzioni e cose varie, e a un certo punto qualcuno verrà da voi e se il vostro lavoro è interessante vi dirà: vogliamo lavorare insieme perché io posso aiutare la tua carriera a progredire. E sarà un manager, sarà un agente, che poi l'agente va e viene, può essere interessato a voi per un periodo, per un altro no, lo stesso il manager e queste altre figure, insomma. In Italia la cosa è un po' diversa, io non ho grandi esperienze con manager o agenti italiani, però ho chiesto a diversi miei amici che lavorano in Italia, quindi di seguito vi faccio vedere alcuni video che vi raccontano, insomma, qual è la loro esperienza. Ciao a tutti, e scrivetemi, ditemi cosa ne pensate, se avete altre domande, altre curiosità.